Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale. Benvenuti in questo mio nuovo video. Vuoi vedere che panchi deve uscire adesso? E lo sapevo io. È uscito, tanto troppo deve rientrare. Allora, siamo qui riuniti oggi. Ho appena fatto merenda, spero di non avere dei pezzi tra i denti. Eh, siamo qui riuniti oggi per una nuova rubrica così a caso. No, non è niente di, di particolare, semplicemente oggi volevo mettermi lo smalto. Volevo mettermi lo smalto in vostra compagnia. In realtà questo è un suggerimento che mi è stato dato da Terry, una mia amica virtuale come molte di voi. Mi ha detto perché non fai un video mentre ti fai la manicure e in effetti l'idea non è affatto male. Per cui partiamo subito. Allora, ho le unghie abbastanza lunghe. Le faccio vedere. C'è qualcuno che ogni tanto mi fa i complimenti e mi dice: Hai delle bellissime mani, ci sarebbe da aprire un discorso. Io penso che la percezione che abbiamo delle mani sia molto eh, dipendente, molto condizionata alla lunghezza delle unghie, perché quando io ho le unghie lunghe. Ho, mi sembra di avere delle, delle dita affusolate, una mano. Una bella mano elegante, fine. Quando ho le dita, le dita, le unghie cortissime, mi sembra di avere una mano un po' più tozza, un po' più grossa. Ho anche sputato mentre dicevo tozza, vabbè, non importa. Quindi, adesso che ho le unghie lunghe, diciamo, si, ehm, si presta l'utilizzo di uno smalto, magari un po' più, non lo so. Tutto improvvisato. Allora, mm, solitamente. Il primo passaggio della manicure è mettersi un pelino di crema per le mani. Adesso ho tutti gli anelli, non ho tanta voglia di toglierli perché tanto sono d'argento non, non succede niente. Come crema mani in questo periodo, sto utilizzando questa qui di Royal Beauty, è una crema mani con burro di karité eh, però purtroppo sono 125 ml di prodotto, non poco! Cioè, guardate che bombazza! Non finirà mai, credo che, non lo so, mi durerà per un anno ancora. Eppure la stiamo mettendo sia io che Simone. Eh? Ne metto un considerevole strato anche se non ho le mani, ho le mani secche, ma non le ho proprio screpolatissime eh? perché non, non c'è il gelo in questi giorni qui. Anzi, le giornate sono abbastanza belline, però ecco, a furia di lavarti le mani, comunque le mani un pelino si seccano. Con l'acqua fredda, soprattutto, magari lavi con l'acqua fredda, fa un po' freddo, le mani sono congelate, un pelino si disidratano quindi ne metto un po' di qua, un po' di là, la mano destra è sempre molto più screpolata rispetto che la sinistra, e quindi sulla mano destra se ne mette un pelino di più. Voi state usando qualche crema a mani? Penso, penso di sì, perché questo è il periodo che si presta. Che crema a mani state usando? Io ne ho diverse di scorta, avevo questa qui che l'ho comprata l'anno scorso eh, da Hypershop per un prezzo veramente esiguo, eh, ne avevo una che ho terminato messo adesso nei prodotti finiti e poi ne ho due eh, di Faberlic, una me l'aveva mandata proprio Terry che mi ha suggerito appunto di fare la manicure, che tra l'altro Terry saluto e poi ehm, ne ho un'altra sempre di Faberlic che mi aveva mandato la mia amica Antonella, un'altra mia amica virtuale e saluto anche lei. Quindi ho quelle due lì Credo di avere solo quelle due lì, ma chissà quando finisco questa qua, perché questa è importante. Io qui vado proprio a massaggiare perché è qui che si annida proprio lo screpolato. Così faccio. Sulle unghie non la passo perché tanto le unghie non credo che necessitino. Non credo, ma non lo so. E quando metto la crema sulle mani, me la metto poi sempre anche un po' nelle braccia, soprattutto dove ho i tatuaggi che tendono a seccare un pochettino e quindi la metto lì. Diciamo che l'eccesso della crema la met lo metto un po' nel braccio, nei gomiti e così mi rimane, non mi rimane la mano appiccicaticcia. Fate anche voi così, fatemelo sapere. Ok, allora crema mani messa, togliamo un po' di appiccicume delle, delle mani, lo mettiamo nei gomiti, nel tatuaggio. Sì, ok. Ha ah, un buon profumo e ehm, è un buon prodotto non è che non l'ho ancora provata quando ci sono quelle screpolature proprio pesanti nel senso che ci sono proprio i taglietti ancora non l'ho provata perché ve l'ho detto ho le mani secche ma non completamente rotte eh, diciamo che per adesso un effetto superficiale di riparazione lo dà per cui non, non posso criticarla come crema mani allora di solito stavo dicendo prima come primissimo step per le unghie io metto solitamente uno smalto rinforzante allora, negli anni ne ho provati tantissimi. Ce n'era uno mh, provato 3 o 4 anni fa. Forse 4, comunque avevo già il canale YouTube quindi ve ne avevo già parlato per chi mi segue da tantissimo tempo. Ed era uno smalto che avevo trovato in un cestone da Douglas, una profumeria Douglas. Eh, ed era del marchio BU e si chiamava Indurente. Ce ne, ne avevo comprati due: Indurente Natural, non so per che motivo si chiamasse così, e Indurente. E indurente, boh, così e cioè quelli, quei due smalti, ma soprattutto quello che si chiamava indurente rinforzante, Nail Hardener. Si chiamava e basta. Questi glax, madonna, le gioie di abitare in città. Stavo dicendo e dai, boh. Stavo dicendo che con quello smalto lì le unghie erano praticamente diventate di cemento, cioè non riuscivo a farle crescere tipo lunghissime. Ne ho trovato un altro nell'ultimissimo periodo che però ho messo adesso nei prodotti finiti, per cui adesso lo nomino, ve lo farò vedere nel video dei prodotti finiti. Devo urlare per sovrastare i clacson, sono le 5 e mezza e forse è per quello che c'è caos. Ne ho trovato un altro, il marchio è Bella Oggi, marchio che conoscete tutti e il, il nome dello smalto si chiama Miracle Growth, quindi crescita miracolosa. Miracle Growth, crescita miracolosa. È uno smalto veramente formidabile, nel senso che eh, ha veramente questo potere indurente e anche applicato strato su strato. Mi spiego, oggi ne applico uno strato, dopodomani ne applico un altro strato. Sebbene sia sempre uno smalto, fa proprio questo effetto spessore di rende le unghie fortissime, devo andare a ricomprarmelo perché ora non ce l'ho. Quindi ora come base purtroppo sto utilizzando uno smalto trasparente molto molto semplice che non ha niente a che vedere con le basi rinforzanti. C'è una macchina parcheggiata in seconda fila e probabilmente sta ostruendo il traffico, quindi io mi scuso se sentite i clacson, non è sempre così, meno male. Stavo dicendo, sto mh, purtroppo utilizzando uno smalto trasparente che non è una base rinforzante. È questa cavolata qui di L'Oreal, numero 110, si chiama Crystal, come il cavaliere dello zodiaco biondino. Eh, si chiama così ed è proprio uno smalto trasparente. A me non fa impazzire, vi devo dire la verità, perché eh, vera tiene veramente poco, cioè è capace che lo mettete oggi, tra due giorni, se lo mettete lui da solo uno strato già viene via tipo pellicola e per uno smalto L'Oreal che costa 8-9 euro, questo per me è un'eresia, contando che il Bella oggi costerà sui 4 euro. Il Bella Oggi è veramente uno smalto come si deve. Ve lo mostrerò nei finiti, ma se voi cercate su internet Bella Oggi Smalto Miracle Growth, vedrete che è quello ed è ottimo. Ve lo consiglio perché quello veramente a me mi rende le, a me non si dice, mi rende le unghie proprio d'acciaio. Okay. La base, quindi io di solito utilizzo un rinforzante. In questo momento ho questa cavolata qui trasparente e l'ho già messa. Quindi abbiamo ottimizzato un passaggio, quindi non devo aspettare neanche l'asciugatura. Una volta appunto che si asciuga, faccio passare che ne so una o due orette e poi vado a scegliere uno smalto da mettere. Ho dovuto fare un po' di pulizia ultimamente negli smalti, questa è la, è la mia scatola degli smalti. Ho dovuto fare un po' di pulizia perché ce ho, mh, ho tanti smalti e li ho da anni e alcuni sono diventati colla ed è pure giusto. Avendone tanti, facendoli ehm, roteare, facendoli girare, utilizzandone ehm, non utilizzando sempre lo stesso, ma cambiando sempre, chiaramente alcuni vanno a farsi benedire, ma è normale. Meno male che sono tutti smaltini da poco. Allora, non vi faccio vedere gli smalti in questo video perché mi sembra di mm, voler prendere tempo e magari mm, volete, cioè, non avete tempo, non, non vi va, eccetera, eccetera. Allora. Um, le mie intenzioni sarebbero quelle di mettere uno smalto nuovo che ho appena acquistato, visto che le unghie si prestano, come vi dicevo, sono lunghe tranne questa qui che appunto mi si è scheggiata, parliamo della mano, mano destra e quindi ho dovuto tagliarla. Visto che le unghie sono abbastanza lunghe metterei uno smaltino nuovo. Di che smalto nuovo sto parlando? Sto parlando di questo qui della Lovren. Vedete che è un rosso vivo, è un rosso vivo, ma non è un rosso fosforescente. Non so se potete percepire la differenza. Questo è il Catrice Neon che utilizzo di solito d'estate, è proprio un corallo. Sembra quasi il Vibrant Melon, il rossetto di Avon, però trasformato a smalto. Perfetto. Voi lo vedete più aranciato, ma è più rosato. Non so come mai dal telefono sembra più aranciato. Comunque, questo è stupendo, ma è un filino estivo. Perfetto. Quindi volevo mettere questo smaltazzo rosso molto discreto, eh? cioè proprio uno smalto, come si chiama? Izzega senza occhiali, rosso intenso, fantastico. Ok, quindi vorrei mettere questo smalto qui, lo proviamo. Io di questo marchio qui della Lovren, ve l'ho già detto nel video delle cose autunnali, ho. Um, anche il marrone che è eh, un colore bellissimo un colore pieno uniforme ma soprattutto un colore che d'estate sui piedi mi ha regalato grande soddisfazione quindi vado a mettermi questo bel rosso della Lovren conoscete questo marchio io non lo conoscevo ma è arrivato in farmacia nella farmacia che ho sotto casa un paio di annetti fa Ven mh, ha iniziato a vendere mascara Mascara nero e matita nera e poi hanno preso anche gli smalti. Eccolo qua, il rosso. L'ho messo bene? A parte che adesso non vedo una mazza perché quando mi trucco così con questi trucchi intensi, io dopo un po' non vedo più niente. Cioè, è un po' come se l'ipermetropia um, col trucco peggiori. Non ho, non ho capito perché, eppure accade. È importante eh, questo rosso. Fa un po' Natale effettivamente, però chi se ne frega. Vi piace? A me abbastanza. C'è questo pregiudizio che il rosso, che il, lo smalto, l'accato rosso sia un po' da vecchia, sia un po' da signora, ma io non sono assolutamente d'accordo. A parte che io non sono proprio d'accordo con tutti questi pregiudizi, profumo da vecchia, smalto da vecchia, sono cose che mi fanno inviperire perché secondo me... Non esistono più queste classificazioni, tutti possono mettere tutto quel cappero che vogliono, giusto? Ok, quindi la mano sinistra è fatta. Non male, dai. Non riesco a capire se l'ho messo bene, mi sembra di sì. Allora, non so se lo vedete, ma eh, non è subito, subito non è uniforme, quindi si vede attraverso l'unghia, quindi necessita assolutamente di una seconda passata, però il colore è bello, eh? è un bel colore, mi piace. Stavo dicendo c'è sto pregiudizio che il rosso vivo sia da vecchia o da anziana, ma assolutamente no, proprio basta con tutti sti appellativi. Tutti questi pregiudizi. E bom! Ognuno può mettersi il cavolo che vuole, no? Non sono molto professionale io a fare la manicure, cioè che cosa significa? Che se sbavo vado a correggere col dito e con l'unghia, non è che vado a correggere. Ce l'ho la penna correttiva, però è un po' secca e quindi non. Devo vedere se si asciuga in fretta. Ecco, questo potrebbe essere un suggerimento da darvi. Però devo dire che mi piace, eh? cioè più lo guardo, più mi piace. Ma ripeto, la percezione delle mani veramente ha tanto a che vedere con le unghie. Perché se io adesso avessi l'unghia cortissima, cosa che io le porto. Praticamente quasi sempre molto corte le unghie, proprio a filo è diverso. Vedreste che ho una mano più piccolina e più tozza. Quando le unghie lunghe sembra che hai delle dita affusolate proprio da chitarrista, no? Una mano perfetta, no, non è così. È tutta un'illusione. Illusion mi sono ascoltata un po' di canzoni anni 80 prima e ho anche ballucchiato un po'. Oggi sono proprio di buon umore, meno male. Ma forse perché c'è una bellissima, c'era, c'è stata e c'è ancora una bellissima giornata oggi. Veramente bella, non fa, non fa freddo, fantastico. E quindi forse per quello. Allora io mi sono messa la musica a tutto volume. Un po' di rock inizial, per iniziare, poi sono, mi sono buttata sugli anni 80, e eh, vai! Anni 80, cosa significa? George Michael, Whitney Houston, tutti questi grandissimi artisti che purtroppo eh, non ci sono più. <ride> perché più sei grande, più te ne vai prima. Non capisco il perché, eh, però è così. Ok, l'ho messo qui. Manca il pollice. Posso dirvi una cosa che non ho detto prima? Mm. A me l'unghia lunga piace non troppo, nel senso che mi piace sui 3-4 mm, millimetri sono già tanti eh, per me qui siamo a quota 2 mm, siamo a quota 2 millimetri di lunghezza, sui 4 mm, cioè il doppio di questa mi piace quando l'unghia inizia a essere troppo, non mi piace più. Non la ritengo volgare, no, però Personalmente, a gusto, non mi piacciono le unghie più lunghe, non mi piacciono le unghie eh, finte. Ho provato una volta a fare il semi permanente, il gel, ma non, non mi piace. Su di me non mi piace, poi sugli altri, eh, ma veramente, è proprio una cosa che non mi piace. Devo dire la verità: non mi fa impazzire, però, capisco che. E, come dire, è più comodo per una persona che magari lavora tutto il giorno, lavora full time, è impegnata magari anche nel weekend avere una mano curata, prende tempo. La manicure prende tempo, non tantissimo, però comunque prende tempo se uno ha dei figli ha tante cose da fare, capisco però che fare il gel o il semi permanente che ti durano un mese e ti permettono di avere comunque l'unghia e la mano ordinata, capisco che siano utili. Quindi è una scelta assolutamente che non critico. Personalmente a mio gusto non mi fa impazzire, cioè mi piace più una manicure naturale. Poi, eh, altra cosa, ma l'ho già detto, mi piacciono molto le mani che siano. Lunghe o corte le unghie, l'importante è che siano sempre pulite, ma che siano pulite, tenute bene. Non tutte lo smalto scrostato mi fa venire male, non lo posso vedere. Gli smalti, tutti sbeccati, mi, mi provocano malessere, non posso vedere le unghie sporche perché quelle proprio mi. Mi terrorizzano, mi piace l'unghia pulita. Se uno non vuole mettersi, se una ragazza non vuole... A parte che adesso ormai lo smalto va um, uomini e donne, ormai è una cosa abbastanza sdoganata, devo dire che nell'uomo non mi dispiace, non mi dice niente, ecco. No, non mi dispiace e non mi esalta. Lo smalto nelle unghie si usa, negli uomini si usa da una vita. Cioè lo usavano forse anche David Bowie, Renato Zero, non lo so, Morgan quando ancora era una persona normale, quando cantava nei Blue Vertigo, cioè i Placebo... Ecco, eh, stavo dicendo, l'importante è che le mani siano ben curate, che non siano tutte ehm, screpolate, anche se lo screpolato non vuol dire incuranza, però mm, vuol dire forse che uno non si, non, non si mette la crema, io la crema consiglio di metterla, perlomeno in questi, ehm, nelle stagioni fredde, io la metto fino in primavera, è eh, la crema mani, d'estate non la voglio più vedere manco in pittura, perché non la sopporto, non sono una di quelle persone che ama spalmarsi, però se la mano è tutta secca, chiaramente ci vuole quindi fino alla primavera io utilizzo la crema mani dopo no cosa stavo dicendo le unghie lunghe mi piacciono solo nelle donne oppure solo in Ron Moss quando interpretava Ridge Forrester in Beautiful perché non so se lo sapete ma io seguo Beautiful da quando sono giovane dal 2000 e, e Ron Moss l'attore che ha interpretato sempre Ridge cioè il vero Ridge non quel mostro che hanno preso adesso per favore che eresia che hanno preso come attore a fare Ridge. Comunque, io e Simone gli ridiamo sempre dietro a sto povero attore perché con Ridge non c'entra niente. Comunque, Ridge Forrester, quindi Ron Mossy, Beautiful, ha sempre avuto le unghie lunghe. Gliel'hanno sempre fatte a mandorla con un po' di smalto. Non so se bisogna essere dei fan, cioè bisogna aver seguito Beautiful, ha sempre avuto le unghie lunghe. Ecco, su di lui le posso sopportare, però l'unghia lunga nell'uomo un po' mi provoca dei fastidi, anche se sono pulite, però lunghe non, non mi piacciono, preferisco un'unghia corta, poi se l'uomo se la vuole smaltare sono d'accordo, però preferisco un'unghia corta, proprio va a preferenza. In una donna mi piacciono le unghie sia corte che lunghe, l'importante è che, ripeto prima, ripeto quello che ho detto prima, che siano pulite e ordinate. Come forse avevo già accennato sempre in un video qualche tempo fa, devo dire che in una donna mi piace l'unghia smaltata, devo dire la verità. Cioè nel senso, una bella unghia eh, lunga, pulita, con una bella mano idratata, senza neanche uno smalto, mi fa un po'... è un po' povera. Però è sempre un giudizio mio personale. Questo è il mio canale, sapete che parlo proprio così. Ci sono persone che gli smalti non li sopportano e quindi non li mettono. Però eh, a me l'unghia nuda, eh, che, che sia anche cioè, pulita, ok. Però l'unghia proprio nuda e cruda e pura. Mi sa un po' di roba incompleta, ecco, mettiamola così: quando vedo una, una ragazza, per esempio, d'estate che ha i sandali e delle belle unghie dei piedi, perché le unghie dei piedi poi sono anche quelle, c'è da aprire un capitolo, devono essere sempre ordinate, pulite, corte, ecco. Quando vedo una ragazza che ha delle belle unghie, poi vedo l'unghia così pallida, un po' mi. Mi sa un po' di incompleto, però è sempre un gusto mio. Mentre invece d'inverno anche i miei piedi sono così: assolutamente lunghi a corta, curata, incremati, idratati i piedi. Però lo smalto assolutamente non lo metto. Anche se in realtà la questione dello smalto è poi una cosa. Una volta ci avevano inculcato nella testa, ah se tu ti metti lo smalto le unghie non respirano, poi hanno sdoganato questo fatto che l'unghia comunque non respira, di conseguenza tu lo smalto nei piedi te lo potresti tranquillamente mettere d'inverno. Io proprio non lo metto perché mi perde il significato, sono una persona freddolosa, quindi le calze le metto sempre, giorno e notte, le tolgo per lavare i piedi, mi metto la crema, mi metto un po' di profumo rimetto la calza. Io ho sempre le calze ai piedi, cioè è raro vedermi con i piedi scalzi appunto eh, di eh, autunno e inverno, ma anche in primavera, quindi non, per me non avrebbe proprio senso, se fossi una persona che lavora, che ne so, a teatro, nel mondo dello spettacolo, che si deve mettere dei vestiti e si, ed è invitata spesso, che ne so, alle feste mondane, certo mi curerei sempre i piedi, cambierei sempre smalto, ma assolutamente sì, scherziamo, è una cosa che, che mi piace. Essendo appassionata un po' di prodotti beauty, com come potrei non, non apprezzare questa cosa? Direi che la prima passata si è asciugata. Proviamo non troppo forte, magari perché sì che me lo porto via poi, però è asciutto, eh! A me piacciono questi smalti qui, ve li consiglio, Lovren, credo che sia sì, un marchio francese si chiama Lovren Essentials Essential però, forse alla francese si leggerà in un'altra maniera. Sono tutti smalti made in France c'è poco prodotto credo che siano 5 ml quindi c'è molto poco però tutto sommato meglio così perché ho degli smalti che magari sono 10 ml che poi arrivano a una certa tipo questo qua fanni make up che eh, diventano colla presente ecco Bom, vado con la seconda passata uh, colore preferito mm, ne ho tanti cioè essendo una persona che ama l'arcobaleno che ama i colori come vedete da, anche dalla maglia che indosso oggi mi piacciono tanto tutti i colori. Diciamo che forse visivamente io nelle mie unghie lunghe mi piacciono di più i colori chiari, quindi non esattamente il rosso. Mi piacciono molto Aspetta che ve li faccio vedere, eh? Aspetta un attimo. Allora, i miei colori preferiti per le mani sono colori di questo genere. Quindi come questo, violaceous di uh, Avon, che è un bianco beige color quasi crema non, non, non lo so definire come colore cos'è un beige tendente al oh non lo so non lo so comunque è un colore che mi piace molto si chiama Violaceus di Avon un altro colore che mi piace molto sempre sulle mie mani è un colore di questo genere quindi un bianco bianchetto proprio questo qui è quello della Siena dei, degli europei di calcio e poi mi piace tantissimo il color menta, quindi questo color ghiaccio. Questi sono i colori che piacciono a me, nel senso sulle mie mani. Forse anche, forse anche, aspetta, ve eh, ne faccio vedere un altro paio che sono abbastanza chiari. Mi piace anche questo qui, di Catrice, che rimane un rosa molto 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 chiaro. E poi anche questo qui di Benecos, che è un rosa un pelino più scuro, questo qua. Ve l'ho già mostrato, ecco, questi sono i colori che mi piacciono maggiormente sulle mie mani. Mi piacciono i colori chiari. Mio marito invece dice: Per me stai bene con i colori scuri metti il viola, metti il marrone, metti il nero. A lui piacciono i colori più scuri sulle mie unghie. Vedi che va a gusti. Io prediligo i colori più chiari, però ho tantissimi smalti di tutti i colori, quindi per... va da sé che devo metterli tutti per forza, se no sarebbe uno spreco averli comprati. Vado con la seconda passata. Ok, la seconda passata è, è necessaria per rendere proprio il colore molto più pieno, cioè per fare in modo che quando tu guardi l'unghia non vedi attraverso, infatti è già diverso. Adesso ve lo faccio vedere, non so se riuscite a percepirlo però eh, dal telefono. vostri colori preferiti di smalto e vostro marchio preferito fatemelo sapere ok questa è la seconda passata si sì, un po' eh, sono andata un po' fuori è nel pollice ma dopo vado a fare le correzioni questa è la seconda passata ci piace Devo dire che dal telefono viene molto saturato il rosso, sembra veramente un rosso pugno in un occhio, in realtà è un rosso intenso, ma non, non così chiaro, boh, non lo so, sembra chiarissimo, sul... cioè sembra quasi uguale a quello della Catrice, invece no, è proprio diverso. Ok. Purtroppo c'è da dire una cosa sugli smalti: che se non usi i guanti per fare i lavori di casa, eh, la vita di tutti i giorni, vai nei mezzi pubblici, scendi, prendi le chiavi, eh, non lo so, lavi con la spugna, cioè se non usi i guanti, se non hai un milione di accortezze, purtroppo lo smalto, che sia di Chanel, che sia di Dior che sia di Essence non dura io ne ho provati di diverse marche e posso dire sulle mie unghie per, per mia esperienza personale che non ce n'è nessuno di smalto che eh, dura parliamo sempre di smalti normali e eh? non gel e cose varie perché io non me ne intendo vi ripeto l'ho fatto una volta e non, non ho intenzione di ripetere perché non mi ha fatto impazzire l'esperienza però del gel come dicevo prima riconosco la comodità se una persona non ha tempo da dedicare alla manicure, o non ha pazienza, non c'ha voglia, eccetera, eccetera, eh, capisco che il gel sia la soluzione più efficace. Ok, sono andata con la seconda passata. Mi sembra di averlo messo abbastanza bene. Mi sembra eh. Cerco di farvi vedere. Lo chiudo, due passate. Di questo smalto qui, proprio questo qui, Lovren, due passate bastano per avere un colore pieno. Non sono molto precisa, eh? quindi mm, ho apprezzato la richiesta di Terry perché praticamente fare la manicure insieme è un po' come vedersi con un'amica e chiacchierare del più e del meno. Ecco, quindi questo mi sembra un pretesto giusto. Non voglio insegnare niente a nessuno, forse dovevo dirlo all'inizio del video, semplicemente perché io non sono una persona precisa in tutte le cose che faccio, se si tratta di cose eh, che ne so, make up, ma anche quando dipingo, quando faccio i miei quadri, non sono una persona estremamente precisa perché un po' non vedo, sono eh, ipermetrope e poi non, non ho proprio la mano ferma, quindi sicuramente ho un sacco di eh, sbavature, come vedete. Le ho corrette tutte con questo ditino qui. Adesso vado a prendere la penna correttiva. Sempre se funziona, secondo me è secca, però ci provo. Magari funziona. Mm. No, funziona. Non tantissimo, ma dovrei comprarmela una nuova. Questa qui, la penna correttiva di Sciaka. l'avevo pagata un euro, ma è veramente vecchia. Quindi, boh, non so. ripeto, non, non so. Mi sembra che sia una cagata sta matita, la vado a mettere nei prodotti finiti perché proprio non, non fa assolutamente niente, vedi? Mi ha tolto lo sberleffo ma comunque è rimasta l'ombreggiatura rossa, quindi non, è proprio secca, è da ricomprare oppure è da immergere il pennacchio, la punta nel solvente, però comunque la punta è tutta sporca di smalto senape, smalto rosso, Boh, faccio prima forse a ricomprarmene una nuova, non lo so, adesso vediamo. Ok, quindi che dire, vediamo quanto ci mette l'asciugatura della seconda passata, anche perché dopo volevo uscire, devo andare a buttare l'immondizia in, in primo luogo, quindi lo smalto prima di andare a buttare l'immondizia è fondamentale, voi mi insegnate certo, e poi volevo andare all'insa a comprare due o tre cose. Eh. Sto aspettando che si asciughi, eh? E invece gli anelli vi piacciono come accessori? Io li adoro. Forse si vede? No, non si vede abbastanza. Non si vede perché fosse per me. Io mi riempirei di anelli. Però non voglio fare la fine di, quegli, di quei, di quei giornalisti che vanno in quelle trasmissioni di rete 4. Rete 4 tipo Roberto D'Agostino, Mario Tozzi. Oppure gente che vedo qui su YouTube mh, che si mettono 800 anelli, no, 800 anelli in un uomo poi mi sa proprio di mago Zurli, non lo so, di mago Telma più che mago Zurli, no. Nell'uomo l'anello è un accessorio che mi piace molto, mi piacciono molto i bracciali, ma non 87 anelli, non 87 bracciali, uno, o due anelli, ok? Poi a me piacciono gli anelli quelli grossi nell'uomo. Anche su di me, in realtà, sulle mie dita penso che stiano meglio gli anelli grossi piuttosto che le fedine come queste, però adesso mi girava così ho messo le fedine. Però i miei anelli favoriti sono sicuramente gli anelli con le pietre, con le pietrazze, e ne ho tantissimi. Vabbè, ma lo sapete perché ve li ho già fatti vedere. L'anello con le pietre mi piace molto, sia nelle donne che negli uomini, mi piacciono. A voi? Vi garbano? Ma soprattutto vi piacciono le vostre mani? Come ve ne prendete cura? delle vostre mani e delle vostre unghie è una cosa che fate, a cui fate caso nelle altre persone? Io sì, come vi ho detto prima, per me le mani sono un biglietto, vi ho detto prima, ma ve l'ho detto anche in altri video, per me la mano è un biglietto da visita. Se hai una mano sudaticcia, sporca, con le unghie nere, le unghie lunghe, lo smalto tutto scrostato, un po' mi faccio un filino fatica. Cioè tu pensa di conoscere un bellissimo ragazzo e avere un appuntamento con lui? Poi guardi le mani e c'ha tutte le unghie sporche, magari le unghie lunghe, sporche, la mano tutta no. Cioè può essere anche Brad Pitt, ma no. No, 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 non ci siamo. La pulizia in primis, prima di tutto. Poi viene tutto il resto, no? Boh, a me sembra che si sia asciugato. Mi sembra, eh? si è asciugato asciugato e qui abbiamo il rosso lovren 3,99 euro farmacia vediamo se riesco a leggere il numero sì 510 rosso intenso vi piace Spero di avervi tenuto compagnia, ho esaurito praticamente ehm, quello che volevo fare, cioè la manicure. Molti inorridiranno perché non metto il top coat, ma ce l'ho. Pensate che ne ho uno che non ho ancora mai utilizzato, l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Douglas del 2019, cioè penso che sarà secco, mai stato aperto questo qui. Douglas gel top coat. E qualcuno dirà: allora sei cretina perché non lo metti? Perché non mi piace mettere 86 strati sulle dita. Cioè c'è già uno strato di trasparente, due strati di colore, uno strato di top coat, cioè poi l'attesa di asciugatura si triplica, e poi non mi piace poi avere uno strato grosso perché secondo me, più hai uno strato, ho detto grosso sbagliato, più hai uno strato spesso sull'unghia, e più è facile che lo smalto si sbecchi prima. Secondo me. Sempre tutto basato secondo la mia esperienza, fatemi sapere voi. Io adesso ritiro tutto ciò e esco, ma devo aspettare ancora perché se mi vesto, questo viene via subito. Si, si come si dice? Si, si riga tutto quindi adesso devo ancora aspettare un attimino e niente, spero di avervi tenuto compagnia. Questo era proprio un video così chiacchiericcio, ma anche molto improvvisato, perché non ho grandi cose da raccontarvi in questo momento. E niente, io vi mando un abbraccio, un, un bacio, perché non riesco mai a dire un abbraccio, un bacio insieme. Lo dico troppo veloce: un abbraccio e un bacio. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.